Sono iniziate da Cascina le celebrazioni della Festa della Toscana. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, insieme al sindaco Michelangelo Betti, hanno portato un fiore, la Costituzione, sulla tomba di Gregory Summers, l'uomo giustiziato in Texas nel 2006 che chiese di venire sepolto in Toscana. Summers ebbe infatti una fitta corrispondenza con i ragazzi di una scuola cascinese, da qui la scelta di esservi seppellito. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. In questa storia si racchiude un po' il senso della Festa della Toscana e getta un ponte fra la firma di Pietro Leopoldo e l'oggi, perché poi appunto anche oggi quasi la metà, circa la metà degli stati del mondo continua ad avere la pena di morte nel proprio ordinamento. Questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. Dall'abolizione della pena di morte nel 1786 al contrasto alle nuove forme di odio, il passato e il presente, il tema dei diritti si rinnova nelle celebrazioni della Festa della Toscana promosse dal Consiglio regionale. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio, specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani. Non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone, in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Festa attuale, sottolinea Gaetana Morgante, direttrice dell'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sì, assolutamente, è una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. Una giornata di condivisione dei nostri valori, sottolineano i rappresentanti dei vari gruppi consiliari a Palazzo del Pegaso. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti garantendo i doveri. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte.
Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Da pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il 700° anno, che è Dante. Io penso che nel combattere il linguaggio d'odio, nel combattere certi tipi di svilimento proprio della comunicazione, si possa pensare a Dante, che con il linguaggio ha costruito la storia del mondo e ha costruito un monumento della civiltà tutta. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale e far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che è quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare. È uno dei salti di qualità della civiltà umana, il rispetto dell'uomo, il rispetto dell'umanesimo che caratterizzò, sono 700 anni dalla morte di Dante, la Toscana di allora, che poi dall'umanesimo passò al Rinascimento. È quello che abbiamo voluto esprimere e che esprimiamo ogni anno da 20 anni con la festa della Toscana. La giornata è proseguita con la sfilata dei gonfaloni per le vie del centro di Firenze e la consegna delle bandiere della regione ai sindaci a Palazzo Vecchio, poi di nuovo al Cinema Teatro La Compagnia per la firma del manifesto per la comunicazione non ostile. Di che si tratta? Sono 10 semplici principi di stile, 10 suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza. Ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale, dico io, che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi. Ecco, ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online. Allora, quella stanza ha delle sue regole, quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata, però per abitare quel mondo ci vogliono educazione, ci vuole cultura, e non è sottinteso tutto questo. Allora è giusto lavorare con i più piccoli, ma anche con noi adulti, dico io, proprio per capire quale può essere il modo migliore per abitare questo mondo, e sapendolo allora si va incontro anche a una comunicazione che migliore. Una delle premesse di Parole Ostili è proprio che le relazioni sono il cuore della nostra vita. Ecco, che tutto questo passi attraverso il mondo online non è scontato, e le parole sono importanti perché quelle parole possono ferire. Le parole possono essere pietre, pietre per costruire dei muri o pietre per costruire dei ponti. Allora sta a noi. La sensibilità a questo tema fa sì che possa davvero cambiare qualcosa. Allora io oggi sono particolarmente felice perché la regione Toscana è la prima in assoluto, insomma, in Italia a firmare il manifesto della comunicazione non ostile, ed è un segnale forte. Ci credo, è una grande responsabilità, perché questo, ecco, farà sì che, e mi auguro, che un
po' tutti alzino la soglia dell'attenzione rispetto alle parole che useranno, ai modi e anche agli strumenti con cui lo faranno. È un augurio, ma spero tanto che sia anche, ecco, un bel apripista per il resto dell'Italia. Generale Mazzeo, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ed Enzo Brogi, presidente del Corecom. La Toscana anche con questa tessera completa un mosaico di tolleranza, di intelligenza, di democrazia molto alto. Per prima, oltre che aver abrogato la pena di morte, pone un manifesto su un uso cosciente, consapevole dei social, degli strumenti legati alla rete, che sono una grandissima opportunità per tutti noi. In ogni momento ci consentono di comunicare, di confrontarci, di scambiarci idee con ognuno in ogni parte del mondo, ma nello stesso tempo sono anche ricche di insidie pericolosissime, in modo particolare verso i giovani che sono quelli più digitali, sono nati con lo smartphone in mano, ma non conoscono tutte quelle insidie che dentro vi sono. Il Corecom su questo si sta impegnando per il patentino digitale, che è proprio una sorta di educazione all'uso dei social e dello smartphone. E quindi è importante quello che la Toscana sta facendo su questi temi. Mauro Cioci, 19 anni di Pescia, studente al liceo scientifico Coluccio Salutati di Montecatini, è il nuovo presidente del Parlamento Toscano degli Studenti, eletto al ballottaggio con il grossetano Francesco Bellumori. Eletti anche i vicepresidenti Lidia Pardini di Lucca e Josip Nicolai di Pisa. Cioci subentra Edoardo Romagnoli. Ogni singolo studente qui dentro rappresenta tanti studenti. Qui rappresentiamo in tutto oltre 170.000 studenti e io ho l'onore di rappresentare a mia volta questi rappresentanti, quindi di esprimere non la mia opinione ma la loro e ogni loro pensiero. Studenti da tutte le province della Toscana a portare i saluti del Consiglio regionale la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi. Anche Bernardica, consigliere del presidente Gianni e in passato presidente del Parlamento degli Studenti. Possono incidere nel creare, nel costruire una nuova legge. Nel 2017 abbiamo presentato una legge sul contrasto al bullismo, è diventata legge nel 2019. Insomma, hanno un potere che tante associazioni, tanti enti, tante realtà vorrebbero avere, quello di essere accanto agli adulti e di potergli presentare direttamente una proposta di legge, una mozione, un'iniziativa, una misura economica di sostegno per i giovani. Possono farlo e non devono lasciarsi andare questo potere straordinario che hanno a disposizione. Il Parlamento è stato istituito nel 2011 per gli studenti delle scuole secondarie. Resta in carica 2 anni.